Scaglia contro di te. Allora, ci sono diverse modalità che i narcisisti utilizzano per, diciamo, danneggiarti. I narcisisti cercano tutti i modi possibili e immaginabili per danneggiarti, cercano tutti i modi possibili e immaginabili per, diciamo, farti stare male. Quindi ci sono diverse strategie che non sono soltanto strategie manipolative, ma sono vere e proprie strategie, diciamo, in cui mettono in atto, diciamo, delle situazioni estremamente nefaste, estremamente negative, e troviamo, diciamo, troviamo in questi casi, ad esempio, le critiche costanti, no? I narcisisti tendono a criticare in modo costante, a cercarti dei difetti reali o presunti con l'obiettivo di minare la tua autostima. Ti darò anche degli strumenti per cercare di uscire fuori da queste situazioni. Salutiamo il grandissimo Giorgio Camedi, grande Giorgio, Battito di ciglia, Sentiero della felicità. La vignetta con numeri 1 a tutti, già, è forte, forte questa. È il narcisista che prende il numero, sempre il numero 1. Bene, e quindi poi quindi le critiche costanti è il primo modo. Il secondo modo, diciamo che le critiche costanti sono dei fatti per cui il narcisista cerca di criticarti in modo costante, no? Per minare la tua autostima, per farti sentire insicuro, e cerca dei tuoi difetti reali o presunti, perché poi non è detto che siano difetti reali, potrebbero essere anche difetti che il narcisista presume, ma se tu non hai una forte autostima, potresti anche credere di avere quel difetto. La seconda cosa è la squalifica, cioè i narcisisti cercano di ridimensionare tutti i tuoi successi, cioè cercano di sminuirti fondamentalmente, perché i tuoi successi, in qualunque settore si siano, o vengono attribuiti al culo, o vengono attribuiti a fattori esterni, o vengono minimizzati, perché comunque cercano di enfatizzare, no, il loro operato. Quindi il narcisista in qualche modo cerca di, come dire, renderti la vita difficile fondamentalmente. Questo è un po' il concetto di fondo del narcisista, no? Quindi i narcisisti hanno proprio questa caratteristica di cercare di sminuirti. Ce l'hanno con i tuoi successi, perché lui sta sul cesso. Questo è un altro punto, come dice giustamente Giorgio. Poi, beh, un altro modo è la manipolazione emotiva. Quindi, quando parliamo di manipolazione emotiva, cioè usano tutte le tattiche manipolative per controllare le tue emozioni, no? Ad esempio facendoti sentire in colpa, anche se non hai fatto nulla, no? Cioè ti fanno sentire responsabile di problemi o di situazioni che in realtà non, con cui tu non c'entri niente, con cui che non sono di tua competenza. Quindi, però il narcisista in qualche modo cerca di farti comunque sentire in colpa, cerca comunque di farti stare male fondamentalmente. Un'altra modalità, la quarta, che il narcisista utilizza, è il cosiddetto trattamento del silenzio, il silenzio punitivo. È un'altra strategia che viene spesso utilizzata per, diciamo, ottenere quel consenso e quell'assenso che vogliono comunque a tutti i costi avere. Ci dice Giorgio Cameli, a parte gli scherzi, uno dei maggiori problemi in questa società che giornalmente parla, commenta di tutto e di più. Ci fosse qualcuno? Eh sì, si parla di tutto meno della gestione delle emozioni. Infatti, il problema qual è? Che le emozioni, se non riusciamo a gestirle, sono le emozioni stesse a gestire noi. E paradossalmente, i narcisisti
cercano di gestire le emozioni degli altri, quindi hanno una leva molto forte perché loro, ad esempio, facendoti sentire in colpa o anche attraverso il trattamento del silenzio come forma di punizione e controllo, ti producono emozioni e quindi quando governano le tue emozioni ti fanno sentire sbagliato fondamentalmente. Poi ci sono anche altre modalità, no? I narcisisti sono anche dei sabotatori fondamentalmente, usano delle modalità di sabotaggio, no? Cioè cercano di minare i tuoi progetti, per cui salutiamo Patrizia Perotti, una cosa veramente sbagliata che spesso fate o fanno le persone, quella di andare a raccontare i propri progetti, le proprie attività a un narcisista. Tenete presente che proprio per caratteristica intrinseca il narcisista cercherà di sabotarvi, anche se voi siete magari, che ne so, talvolta avviene anche tra genitori e figli, o tra fratelli, no? Per dire, o tra coniugi. Sembra strano, ma il narcisista, come dire, piuttosto arreca anche un danno a se stessi in alcuni casi, no? Un po' la politica di Sansone, no? Muoia Sansone con tutti i filistei, no? Vi ricordate nel mito che butta giù il tempio e uccide tutte le persone che sono lì nel tempio, per crolla, ma muore pure lui, no? Quindi questo è un po', diciamo, la tattica del narcisista, no? Perché vuole comunque avere la supremazia. Non importa niente che sia una vittoria di Pirro, ma cercherà in tutti i modi di sabotarti, di minare i tuoi progetti in modo subdolo talvolta, per comunque il suo obiettivo è quello di preservare il senso di superiorità, no? Questo fatto, diciamo, può essere fatto in modo sottile, tendenzialmente lo fa in modo sottile, ad esempio facendo commenti negativi su di te, ad altre persone, oppure facendo dei commenti negativi direttamente a te, no? In modo tale da minare piano piano la fiducia nelle tue capacità. Quindi non dobbiamo mai temere il giudizio degli altri, dobbiamo sempre fregarcene altamente del giudizio degli altri, perché, come dico sempre, il giudizio degli altri di fatto è lo sterco del diavolo, no? Nel momento in cui noi diamo credito a quello che gli altri dicono di noi, o a quello che gli altri pensano o vogliono fare, beh, entriamo in uno stato veramente negativo, veramente nefasto, uno stato mentale, per cui saremo molto soggetti diciamo, alle manipolazioni del narcisista. Poi i narcisisti, un altro modo in cui cercano, in cui si scagliano contro di te, è la competizione costante, no? Si mettono costantemente in competizione con te, cercando di dimostrare agli altri che sono migliori di te, ma anche nelle relazioni sentimentali, no? Dimostrare magari ai tuoi amici e ai tuoi parenti che loro sono quelli buoni nella relazione, che loro ti sopportano, che nonostante tu ti comporti in modo negativo, loro diciamo sono buoni, no? Questo lo fanno per mettersi di fatto in competizione con te. E di conseguenza, quando poi magari si allontanano, ci saranno delle persone che diranno: ma l'hai lasciato, ma era una così brava persona, oppure ti ha lasciato, e beh, certo, con quello che l'avrei fatto. E certo, poi, come dice Giorgio, loro hanno il termostato delle emozioni rotto, no? Di conseguenza cercano di sopperire con la logica, no? Questo è vero perché utilizzano, diciamo, hanno un'empatia, ad esempio, soltanto cognitiva, no? Fondamentalmente. Cioè il narcisista non ha mai un'empatia emotiva, come dice Giorgio, un'empatia cognitiva, un'empatia basata sulla logica, non sulle emozioni. Infatti, di fatto, il narcisista, un altro modo, che si scaglia contro di te è proprio rifiutando l'empatia, ma rifiuta l'empatia perché non è in grado, no? Perché mostrano veramente una mancanza di empatia verso i sentimenti e i bisogni, perché di fatto non riescono a comprenderli poi, altrimenti almeno fingerebbero. Invece fingono da un punto di vista logico, ma poi minimizzano i tuoi problemi o li ignorano completamente,
mettendo costantemente le loro necessità al primo posto. Quindi questo è qualunque sia il tipo di relazione che tu poi hai con un narcisista, no? Tenderà sempre a minare, tenderà sempre a, diciamo, a farti sentire comunque una persona sbagliata e non mostrerà la minima empatia. E poi, beh, diciamo che se può farlo, il narcisista cercherà di sfruttarti in modo finanziario, economico oppure in modo emotivo. Cioè il narcisista cerca di trarre vantaggio da te, o a livello finanziario o a livello emotivo, comunque in qualsiasi modo le sue relazioni sono basate sempre sul volere, diciamo, ottenere qualcosa. Quindi talvolta il narcisista ti chiede favori costantemente, ma poi di fatto non ti offre nulla in cambio. E il narcisista si aggancia proprio anche a persone che sono magari buone, persone che in qualche modo sono anche disponibili e, come dice Giorgio, proiettano lo stato emozionale altrui, no? Nel bene e nel male, esattamente. Hanno un falso sé che però viene costantemente alimentato e si alimentano proprio di atti devozionali, diciamo così, di atti di culto di altre persone. E poi il nono modo che utilizzano spesso i narcisisti, poi vedremo come evitare questi punti, è proprio anche la diffamazione, no? O la calunnia. Talvolta i narcisisti diffondono false voci o voci esagerate su di te per danneggiare la tua reputazione, no? Se sei donna e in qualche modo non fai le cose giuste, secondo loro ti tacceranno subito di mignotta, no? Quindi tenderanno a dire l'ho lasciata perché era una troia, era qua, era là, era una puttana. Quindi cercheranno in qualche modo di squalificarti, insomma, o se è la narcisista donna, squalificano fondamentalmente. Ci dice Giorgio, altrimenti c'è una contraddizione in termini. Se uno vive un falso sé, bisogna far capire all'altro che quello che vede e sente è una parte di lui. Sì, esatto, bisognerebbe farlo capire alle persone che i narcisisti proiettano. Infatti, tutta la negatività che proiettano su di te vuol dire che sono parti loro. Che il meccanismo proiettivo è un meccanismo standard, no, che utilizzano. Purtroppo il discorso è che quando una persona, magari alle volte è coinvolta, non se ne rende conto, per cui la consapevolezza è la prima forma, il primo modo per liberarsi totalmente, definitivamente, in modo totale, definitivo di un narcisista. Quali sono le difese che possiamo mettere in atto? Intanto evitare completamente l'interazione con i narcisisti, cioè evita l'interazione con persone con tendenze narcisistiche o manipolative, se non è sempre possibile, perché magari, che ne so, è il collega d'ufficio, il capo ufficio, che ne so, il tuo marito, tua moglie, devi cercare di mitigare gli effetti negativi, no? Quindi quando lui ti fa, per evitare, per supportare, diciamo, sopportare le critiche che inevitabilmente arriveranno dal narcisista, devi fartele entrare da una parte e uscire dall'altra, no? Devi costruire una solida autostima, conoscere i tuoi punti di forza, e tenere presente che l'opinione espressa da te stesso o da te stessa verso te stessa è sicuramente l'unica opinione che conta, è sicuramente l'unica opinione importante. Questo è un altro punto fondamentale. Come dice Giorgio, dobbiamo imparare a toglierceli dalla nostra vita, dobbiamo imparare a levarceli dalle palle, fondamentalmente. Questo è il concetto di fondo, no? Se lui ti sminuisce o se lei ti sminuisce, tu devi evitarlo mantenendo il focus sui tuoi obiettivi. Cioè, devi continuare a focalizzarti sui tuoi obiettivi, andare avanti, non lasciare che critiche, che squalifiche, che tentativi di sminuirti possano distoglierti
dalla tua strada, dalla tua via, dal tuo obiettivo. Quindi bisogna, diciamo, mantenere il focus su quello che ci interessa, sui nostri obiettivi e andare avanti, insomma. Il codipendente canta e porta il cro, esatto. I codipendenti purtroppo, diciamo, per struttura gli aggancia il narcisismo. Poi i codipendenti in fondo, anche loro sono una forma di narcisismo coverto, narcisisti falliti fondamentalmente. Poi devi imparare a riconoscere le tattiche manipolative, no? In questo caso devi essere assertivo nell'espressione delle tue idee e non lasciare che qualcuno ti faccia sentire in colpa. Cioè, l'assertività, per me, la cosa sta in questo modo: non me ne fotte di niente altro. Essere assertivo significa non essere passivo e non essere neanche aggressivo. Ma assertivo significa dire le cose che vuoi dire senza avere dei cedimenti. Questo è il punto fondamentale, no? E il narcisismo, agganciarsi sui narcisisti, poi, come dice Giorgio, è uno specchio emotivo relazionale, no? Perché chi si aggancia sui narcisisti deve risolversi queste questioni emozionali. E poi, diciamo, ad esempio, devi anche difenderti dal trattamento del silenzio, no? Se il narcisista sta in silenzio, quando tornerà prima o poi devi mandarla a fanculo, non devi prenderla in considerazione. Devi fare come fanno i cinesi che aspettano sulla sponda del fiume il cadavere del nemico che passa. Nel nostro dolore di questo periodo alcuni narci si sono palesati. Beh, i narcisisti che si palesano, vanno allontanati perché il narcisista cerca proprio i punti, no, di debolezza, cerca di entrare quando dall'altra parte le difese sono abbassate, per cui non dobbiamo mai abbassare le difese e quando il narcisista si palesa dobbiamo semplicemente ignorarlo o sfancularlo, farlo rimbalzare, dobbiamo creare proprio una barriera energetica per non ricadere, diciamo, nella trappola fondamentalmente. E bisogna mantenere la propria autonomia, no? Non devi permettere agli altri di influenzare le tue decisioni o minare la tua fiducia e raccontagli il meno possibile fondamentalmente. Raccontagli il meno possibile, evitando anche le competizioni, perché il narcisista, come dicevo prima, cercherà di trascinarti in qualche competizione. Devi assolutamente cercare di evitare di entrare in competizione perché se entri in competizione ti distruggerà fondamentalmente, no? E poi la mancanza di empatia che il narcisista cerca, che non ti dà empatia, vai a trovare l'empatia da qualche altra parte. Perché, come dire, noi non dobbiamo prendere, diciamo, noi non dobbiamo prendere assolutamente, non dobbiamo prendere assolutamente, come possiamo dire, in considerazione persone che ci, diciamo, che mettono in atto, ad esempio, i silenzi punitivi, che non parlano. Se uno lo fa, tu ignora semplicemente, soprattutto quando torna, ignoralo totalmente. E il benessere emotivo, come dice Giorgio, non deve dipendere dall'esterno, ma deve dipendere dall'interno. Noi dobbiamo stare bene da soli, fondamentalmente. Questo è un punto fondamentale, no? Dobbiamo prendere atto di questo. Ovviamente non dobbiamo farci sfruttare finanziariamente. Cioè, il narcisista, se cerca di sfruttarti finanziariamente, qua devi imparare a dire di no. C'è chi dice no, diceva Vasco Rossi in una canzone. Impara a dire di no quando senti che in qualche modo ti sta per sfruttare, che in qualche modo sta per, come dire, minare, no? Cerca di interagire. Devi evitare, diciamo, d'altra parte ognuno deve essere responsabile per se stesso, per cui, come dire, se cerca di sfruttarti finanziariamente, basta dire di no
E basta non farsi incastrare, no, in progetti fallimentari, perché i narcisisti possono anche portarti veramente a fallire. Per quanto riguarda il fatto che spesso il narcisista parlerà male di te, tu questo, beh, devi mantenere intanto un cerchio sociale positivo e coltivare soprattutto relazioni con persone che ti conoscono e ti apprezzano. Perché se una persona ti conosce e ti apprezza, non darà retta, no, alle voci che il narcisista cercherà di disseminare. Esatto, basta dargli i soldi del Monopoli. Salutiamo anche Pink. Noi non dobbiamo assolutamente cedere e dare soldi a qualcuno perché i narcisisti poi ti raccontano che hanno avuto delle difficoltà, no? Mi è capitato questo, mi è capitato quell'altro, no? Iniziano a raccontarti le loro difficoltà, le loro magagne, per poi, diciamo, sfruttare la tua buona volontà di dargli soldi, fondamentalmente. E quindi la regola qua è che non devi dare un bel cazzo di soldi a nessuno, insomma, ognuno si deve arrangiare per i fatti propri. D'altra parte, noi non è che siamo la fate bene fratelli, salutiamo anche Rosy. Per cui se una persona ti dice che ha problemi economici, digli guarda, arrangiati, che ci devi fare? Arrangiati e sono fatti tuoi, insomma, ognuno si deve smenazzare le sue cose. Perché i narcisisti utilizzano spesso questa cosa di farti vivere il senso di colpa, no? Come se loro cercano di farti sentire in colpa, alcuni narcisisti, se non ti aiutano finanziariamente, no? Iniziano a raccontarti delle storie pietose, diciamo, ma mi è capitato questo, ma mi è capitato quello, ma qua, ma là, in modo tale da spillarti, no? Ti raccontano la rava e la fava per spillarti soldi. D'altra parte, è ovvio che un narcisista cerca comunque di fregarti in qualche modo, no? E evitiamo anche gli scrocconi nelle relazioni interpersonali. Evitate gli scrocconi, anche gli uomini, no? Ci sono delle donne che scroccano, no? Quindi quelle che scroccano, levatevele dai coglioni subito, no? Anche, si vede anche dalle piccole cose, no? Quella che magari nel locale, magari, che ne so, l'hai appena conosciuta. Perché ce ne sono, no? L'hai appena conosciuta e ti dice, perché non mi offri da bere? Se vuoi andare ad abbeverarti, c'è la fontana fuori. Questa è la risposta. Quella che ti dice, perché non mi offri da bere? Tu dici, se vuoi andare ad abbeverarti, fuori c'è la fontanella dell'acqua e lì ti abbeveri. Beh sì, ma la tircheria è un segno subdolo, è vero questo, però il problema è che il narcisista tende a chiedere, no? Tende a far vivere il senso di colpa, perché nel momento in cui uno vuole donare qualcosa a qualcuno, deve farlo spontaneamente, non perché in qualche modo gli viene richiesto attraverso, diciamo, una manipolazione, no? Attraverso una manipolazione, no? Perché anche la donna che ti chiede perché non mi offri da bere, perché non mi offri qua, perché non mi offri là, cioè ti sta comunque manipolando. Poi quella che ti dice, ah, ho fame, sei fame, vai a mangiare, che vai alla Caritas, non lo so, vai dove vuoi. Questo è un punto fondamentale, diciamo. Ognuno, diciamo, ognuno agisce come preferisce, fondamentalmente, no? Alberto Sordi, esatto, Alberto Sordi, ad esempio, beh, ha fatto una scelta, secondo me, che non c'entra nulla né col narcisismo né contro il narcisismo, cioè non ha mai voluto sposarsi perché non voleva giustamente mettersi estranei in casa, ma la scelta del matrimonio è una scelta, cioè il narcisista non è che, anzi spesso i narcisisti si sposano, difficilmente il narcisista non si sposa, i narcisisti se possono si sposano
perché poi vogliono sfruttare, no, l'altra persona. Quindi il narcisista di solito è favorevole al matrimonio e cerca di sposarsi. Alberto Sordi, non ha, come tante altre persone, ha fatto una scelta. Poi in generale, diciamo, lo sposarsi o non sposarsi, convivere o non convivere, diciamo, sono scelte che secondo me non c'entrano nulla. Io credo che sia più facile, dopo la morte da 95 miliardi di lire, terreno dove è nato il campus Benedetto, dove c'è la fondazione Alberto Sordi per gli anziani. Vabbè, sì, adesso io non so chi è che ha donato, però sicuramente Alberto Sordi magari ha fatto anche, diciamo, beneficenza fondamentalmente. Quindi questo è la maledizione del prete, esatto, vi dica, esatto, perché poi, come dice De Vecchi, c'è sempre la maledizione del prete, no? Quello che va dal cartomante e dice, no, va dal mago e dice, può togliermi la maledizione che mi ha fatto un prete un po' di tempo fa? Ah sì, ma che parola usate esattamente? Vi dichiaro marito e moglie. Ah, ho lavorato con la Fondazione Alberto Sordi. Sì, ad esempio, le donne che da subito pretendono il pagamento delle bollette perché non lavorano, perché hanno problemi finanziari, ma il problema è loro, cioè non è che io sono la fattebene fratelli e d'altra parte, cioè, vabbè, ma se tu, come dire, con una donna hai, per dire, no, anche rapporti fisici, rapporti di qualche motivo, è uno scambio, no? Perché uno deve accettare che deve pagare le bollette, deve pagare, che ne so, l'assicurazione, deve pagare questo e pagare quello. Non pagate un cazzo, perché queste sono solo sfruttatrici che dovete levarvi dai coglioni, dovete togliere dai coglioni. Cioè, l'unica cosa è un convegno di lavoro a Alberto Sordi. Poi, d'altra parte, certo, ci sono anche uomini che magari vogliono scambiare, diciamo, il loro, come dire, il potere economico con la gioventù e la bellezza, no? Questo può succedere, ma alla fine si tratta di uno scambio, no? Che avviene in molte situazioni. Quindi dobbiamo avere una forte autostima, no? È ovvio che, ad esempio, dal punto di vista maschile, di uomini che cascano vittime di queste donne che poi li sfruttano economicamente, sono i morti di figa, no? Sono quelli che non riescono a rimorchiare se non offrendo, no? E certo che poi alla fine sono un po' codipendenti anche loro, no? Perché uno che di suo riesce a conquistare, riesce a sedurre, riesce a rimorchiare, ma fatemi capire perché deve, come dire, farsi, per così dire, deve foraggiare altre persone, ma indipendentemente dal potere economico che ha, no? Perché puoi anche essere multimilionario, ma perché devi foraggiare qualcuno, no? Cioè, se no diventa un rapporto di mercificazione fondamentalmente, no? Quindi corri il rischio che poi una persona cerchi di stare con te per sfruttarti economicamente. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quindi il concetto di fondo è che soltanto i morti di figa, soltanto i morti di figa riescono a accettano queste situazioni, no? Soltanto i morti di figa. È ovvio che se c'hai 80 anni e ti trovi una di 25, puoi anche pagare le bollette, no? Per dire, no? Però a quel punto lì sai che è uno scambio, no? Tu gli paghi la bolletta e lei ti dà la sua gioventù, fondamentalmente, cioè, questo però è uno scambio, devi essere consapevole che si tratta di uno scambio, no? E allora lì diventa, è come dire, come andare, non è più un rapporto basato sui sentimenti, ma è un rapporto semplicemente basato sul, come dire, sullo scambio, soldi contro gioventù e bellezza, insomma, questo è un punto fondamentale. Ma questo credo che possa essere un rapporto in generale né narcisistico né non narcisistico, ma semplicemente
un rapporto di scambio fondamentalmente, no? In cui in tutte le altre circostanze è ovvio che sono soltanto, come possiamo dire, i morti di figa, no? E quelli che invece cercano di sedurre una donna offrendo le cose. Bene, quindi queste sono un po' le modalità per sfuggire dalla morsa del narcisista.